malcontento. E il malcontento, così dobbiamo fare, ragazzi, parlate da subito che viene una cosa mondiale, se parlate da subito, che io non soffro completamente queste come interruzioni, anzi come aiuti che voi non potete capire. Lui è il primo che mi aiuta. Produce malcontento. E quando produce malcontento, produce un giudizio negativo, quindi, no? E quello che ne deriva è: ma questo comune è inutile, paghiamo le tasse per non avere ciò di cui abbiamo bisogno. Questa separazione, una volta che si comincia a produrre, si allarga sempre di più. E quello che ci teneva insieme, no, come comunità, città, scuola, si comincia a slabrare, no? Ognuno comincia ad andare per proprio conto. È come se quella rete di comune appartenenza, quel vincolo di comune appartenenza, si lacerasse. E in questo territorio, invece di sentirci comune, no, comunemente legati da valori, speranze, progetti condivisi, futuro, no? Ognuno si sente per proprio conto, abbandonato a se stesso, e dice: va bene, vorrà dire che me la devo cavare da solo. Non c'è stato, non c'è più comunità. E l'amministrazione è un oggetto brutto, un oggetto estraneo in ogni caso, che va per suo conto, che non conosco e non riconosco. Quindi quando il legislatore italiano, con un ritardo che non può trovare perdono, io lo dico perché lo penso, con un ritardo che non può trovare da parte mia perdono, poi non li perdono, però cerchiamo di recuperare il tempo perduto, non è che perché non li perdono, anzi provo ad andare più veloce, che vuole fare, ce la mettiamo tutta, se recupero, bravo, anche se il gap non l'ho prodotto io il gap lo voglio superare, perché prima di morire quattro cose le voglio vedere. Il legislatore italiano, con un grave ritardo, io annovero questo ritardo, vi devo dire la verità, dall'approvazione della Costituzione ad oggi. Perché nel 1947, con quella Costituzione che determina un patto, dice che la nostra è una Costituzione pattizia, per questo è meravigliosa, perché non è che qualcuno fuori di noi viene e ci dice: guardate che le regole dello Stato sono queste. No, completamente, noi abbiamo una Costituzione meravigliosa, mondiale. Io sono affezionata alla Costituzione, che voi neanche lo potete capire, è stata una delle più grandi risorse che ho avuto nella mia vita. Sì, una delle più grandi risorse. Allora, questa nostra Costituzione è una Costituzione mondiale. Perché non è una regola, cioè non ci dà uno Stato costruito dall'alto, ma essendo Costituzione pattizia, nasce e vive di un patto che si instaura tra Stato e cittadini. Ogni cittadino, quando nasce, viene investito da un rapporto di scambio. Gli viene detto a quel cittadino: tu nasci e sei Adriana Laudani, identità individuale, io sono nata a Teglio, in provincia di Sondrio, non ci può credere nessuno, sono la più nordica di tutti, ma ti posso dare, aveva dato pure il passaporto, uno di Terrone e un altro di Scherzo, di Ponentone. Sono nata nella patria dei pizzoccheri, che sono buonissimi, per puro caso. Tutti lasciamo un po' per caso.
E poi sono andato in un albergo per puro caso in un posto strano. Quindi per questo anche non sono tutta regolare. E mi trovo bene. Allora, quando nasciamo ci viene detto: tu sei Adriana Lauder, quel nome, quel cognome lo scelgono tuo padre e tua madre per te, ma tu sei cittadino. Cioè, da questo momento lo Stato ha un elemento in più, un suo elemento costitutivo. Tu sei un elemento costitutivo dello Stato. Tra di noi, tu che nasci e io che già ci sono e che ti assumo come parte di me, parte viva di me, intercorre da questo momento un patto. Le regole del patto stanno nella Costituzione. Io prometto a te, Stato, e mi faccio garante della tua libertà e della tua dignità. Ti conosco e ti riconosco come soggetto libero e dignitoso. Quindi il patto io non lo instauro con un soggetto qualunque, con un soggetto da... con un soggetto che è vestito della dignità e della libertà, e io mi faccio carico di garantire che tu possa vivere e crescere come essere libero e dignitoso. E va avanti, ragazzi, dotato di libertà e di diritti fondamentali bestiali. Ti riconosco e garantisco a te il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, molti diritti e molte libertà. Cosa stai dicendo? Il diritto al voto. Il diritto al voto, bravo sei, bravo sei. Il diritto al voto con tutto quello che porta, che è magnifico, bravo. Appuntiamo questo e ci dobbiamo tornare. Fatevi parlanti anche voi, perché sennò poi lui si vanta troppo che parla solo lui. Non è più soddisfazione esagerata. Io ti conosco e ti riconosco come soggetto titolare di diritti e di libertà, soggetto libero e dignitoso, e ti prometto, state attenti, non soltanto che mi farò garante dell'attuazione di tutti questi diritti che enuncio, la prima parte della Costituzione è dedicata all'enunciazione dei nostri diritti fondamentali, ma ti garantisco il diritto dei diritti, il diritto all'uguaglianza, non solo formale ma anche sostanziale. E per realizzare questo tuo diritto all'uguaglianza rispetto agli altri, formale e sostanziale, io mi impegno, così, questo è l'articolo 3 della Costituzione, a rimuovere tutti gli ostacoli che possano nascere, derivare dal tuo stato di salute, dalla tua capacità economica, dalla tua appartenenza sessuale, dalla tua nazionalità, dal tuo credo religioso, dal tuo credo politico. Io mi impegno a far sì che gli ostacoli all'uguaglianza sostanziale che nascono da questi dati della vita, no? Non prevalgono sul tuo diritto all'uguaglianza. Io mi impegno. E qua c'è un patto. Ma in cambio che cosa ti dico? Ragazzi, quando io ho capito questa cosa di quell'articolo 3 della Costituzione mi sono innamorata per davvero. Senti che cosa dice. Dopo aver sancito, cioè essersi impegnato così enormemente verso di noi, a noi chiede una cosa che fa della nostra Costituzione una cosa veramente stupenda. Dice: voi in cambio sapete che cosa vi dovete garantire?
che sarete solidali tra di voi. Dice, ma che cosa c'entra, scusi? Te lo dico subito. Siccome io mi sto impegnando a cose molto difficili, molto alte, molto complicate, io so che se voi cittadini tra di voi non sarete solidali, non riuscirete a costruire, a mantenere, ad alimentare ogni giorno questa rete di solidarietà e di sussidiarietà reciproca, no? Dove non arrivi tu, ci penso io. Solidarietà e sussidiarietà sono le due parti della stessa medaglia. Se voi non costruite questa rete di solidarietà tra di voi, non fate la vostra parte, che è la parte di essere, invece che cittadini, mi viene di dire una brutta parola che non la posso dire, che ci sono professori, cattivi, diciamo così, stupidi, malvagi. Siete invece dei cittadini meravigliosi, belli, no? Solidali tra di voi. Se voi fate questa cosa, ce la facciamo. Io faccio la mia parte, voi fate la vostra parte. Il patto è questo. Nella solidarietà, della solidarietà fa parte che io, che guadagno assai di più di molti altri, pago più tasse, ragazzi, e vi giuro che le pago volentieri. Penso che non abbiamo un sistema fiscale equo, perché pago la stessa quota di Berlusconi e mi viene da ridere, perché insieme abbiamo solo che siamo bassi tutti e due, giusto? Più basso di noi c'è solo Brunetta. Però quelli devo pagare, le pago con tutto il cuore, perché è giusto che io, che guadagno di più, è frutto di quel vincolo di solidarietà. Quindi chi non paga le tasse, gli evasori, sono dei grandi. Maledetti, perché rompono il vincolo della solidarietà e fanno prevalere i loro interessi sugli interessi della comunità. Vi devo dire che sono anche stupidi, perché pensano che loro, siccome si tengono più soldi, poi da soli ce la fanno. Invece, siccome in questa società complicata nessuno ce la fa da solo, prima o dopo la prendono in polpetta anche loro. È garantito al limone, si dice a Catania, è garantito al limone, capito? Il limone non tradisce mai, noi siamo terra di agrumi, garantito al limone. Però quello, quando non paga le tasse, rompe il patto di solidarietà. Ogni giorno noi possiamo rompere questo patto di solidarietà in tanti modi: girando la testa. In ogni caso, insomma, la cosa peggiore, la frattura di fondo del vincolo di solidarietà è l'individualismo, no? Pensare solo a se stessi. Ripeto, considero che l'individualismo sia anche frutto di cretinaggine, che non ci funziona tanto bene il cervello. Perché se uno poco poco riflette, un poco di individualismo se lo mangia da solo, lo leva nel suo interesse. Raccontavo ai vostri colleghi ieri, perché mi è venuto, spesso mi ritorna in mente questo mio papà, che è stato un papà buonissimo, e mi diceva sempre, dice, figlio mio, tu devi avere paura degli stupidi. E poi ti voglio dire un'altra cosa, i ladri sono sempre stupidi. In una terra come la mia, no? In cui si pensa che chi evade, chi fa il ladro, è il più intelligente, più furbo degli altri, quello invece mi insegnava che il ladro è di per sé stupido. Perché intanto ruba e si sente un padre eterno, però mette a rischio la sua libertà, bravo, pare avvocato questo, io lo faccio avvocato, mette a rischio la sua libertà, mette a rischio anche, pensate, un ladro che ha anche un figlio, no? E il figlio che trova
sulla pagina della cronaca del giornale o sul giornale in internet la fotografia del padre che è stato arrestato perché rubava. Cioè, metti in discussione e distruggi beni troppo importanti della vita. Quindi aveva ragione mio padre, il ladro non è furbo. Dico il ladro perché il ladro è l'individualista per eccellenza, cioè, no? Morso mia, morso tua, vita mia, non so come dire, il ladro, le guattete, dalle a un altro. La trasparenza quindi è un valore e diventa, con un ritardo non perdonabile che dobbiamo però recuperare, cito il ritardo solo perché dobbiamo recuperarlo, la trasparenza che, come voi capite, discende da quelle norme costituzionali fondamentali. Perché quali legami, quali solidarietà, quale partecipazione, no? Senza trasparenza? Quale patto costituzionale può vivere tra uno Stato opaco e lontano, tra uno Stato impersonale e irresponsabile e i propri cittadini? Quale patto? La trasparenza è il sangue che deve circolare in questi organismi, no? Per rendere possibile una relazione. È l'alimento di quel patto. Quindi avere atteso dal 1947 fino al 1990 per nominare per la prima volta la parola trasparenza è stato brutto. Poi dal 1990, quando abbiamo fatto la prima legge sulla trasparenza, ricordatevela questa perché noi la chiamiamo la madre di tutte le riforme, vedo lei quante volte ne abbiamo parlato, sorella, che è la legge 241 del 90, per la prima legge che cita la parola trasparenza, che pone l'obbligo di pubblicità sovvertendo il precedente ordinamento. Io non so quanti di voi lo sappiano, ma dovete saperlo perché così cominciamo a capire insieme quanto è stato lungo e tormentoso il cammino verso la trasparenza. Prima dell'entrata in vigore della legge 241, le regole fondamentali che regolavano, disciplinavano l'azione dello Stato e dell'amministrazione, la regola fondamentale, il valore posto a fondamento della vita e dell'attività dello Stato e dell'amministrazione, era l'opposto della pubblicità e della trasparenza, era il segreto. La norma precedente alla legge 241 recitava così: tutti gli atti dell'amministrazione sono di norma segreti o riservati, salvo quelli che per espressa disposizione di legge sono dichiarati pubblici. Quindi la pubblicità era un'eccezione. Il segreto era la regola. Quindi, dietro una regola, noi avvocati che diciamo? Qual è la norma che vale, no? La regola che vale? Vale che significa? Che c'è dietro un valore. Veniva considerato nell'azione amministrativa il segreto, cioè il fare per conto proprio, in una stanza al buio, senza che gli altri potessero vedere ciò che andava fatto, veniva considerato un valore. Ve lo dico con sincerità, io sono vecchia quanto il cucco, quindi quando ho studiato diritto io, la legge 241 non c'era completamente, quindi nei miei libri di diritto amministrativo veniva data una spiegazione, dice, perché il segreto è un valore?
si cercava di dargli una spiegazione alla luce della Costituzione, facendo un'operazione di vergogna. Dice, è importante il segreto, perché un'amministrazione che lavora nel segreto non subisce condizionamenti, nessuno gli può tirare la giacca. Gliela tira tranquillo, perché tanto nessuno lo sa. E se invece della giacca gli tira qualche altra cosa per avere il risultato, gli viene pure meglio. Poi l'altra cosa dice, sai cosa c'è? Dice, stando nel segreto che nessuno può entrare, non subisce condizionamenti da un lato e dall'altro fa più presto. Va veloce, non perde tempo con i cittadini, quindi va più veloce. Ragazzi, sciocchezze ne abbiamo dette tante questi vecchi, eh? Io ho studiato su questi libri. Ho lottato perché le leggi cambiassero e perché i libri cambiassero. E sono diventato un insegnante della trasparenza calita, hai capito? Oh, perché ci è voluto tanto tempo per conquistare queste cose. Io ho visto morire un sacco di persone su questo. Mattarella, presidente della regione siciliana, ucciso il 7 gennaio del 1980, viene ucciso per questo. E là io non ho avuto dubbi, perché siccome io, che all'epoca ero parlamentare dell'opposizione, comunista, e quindi facevo tutta la battaglia per la trasparenza, io, insieme ad altri, ma lui era già convinto, ho fatto grandi battaglie per azioni di trasparenza, per le prime norme di trasparenza inserite nella legge sugli appalti, che hanno provocato, e sulla legge urbanistica. E dopo me l'hanno ammazzato, io mi sono sentita, che era amico mio del cuore, io mi sono sentita pure responsabile della sua morte. E però si doveva fare, perché la mafia l'ha fatta alla grande nella mia terra, perché i mafiosi si presentavano agli uffici regionali, uffici impenetrabili, e chiedevano ed ottenevano ogni cosa, perché tanto anche il funzionario onesto non resisteva, perché quello ci andava e gli diceva, senti Bello Gioia, perché mi stai dicendo di no, fallo, tanto non verrà a saperlo nessuno, non rischi niente. Invece se non lo fai, sai cosa c'è? Rischi che t'ammazzo. E quel funzionario glielo faceva. E così Gambino e gli Zillo, mafiosi di prima, in 24 ore vengono iscritti nel registro delle imprese per altissime categorie di lavori e si aggiudicano appalti per la costruzione di 7 scuole di Palermo, levando il lavoro ad altre imprese che, poverette, invece loro riciclavano i soldi della droga e delle armi, figurarsi che problemi avevano. Capitale finanziario, diciamo, potenza finanziaria ne avevano, non avevano quella tecnica e tecnologica, perché non avevano fatto gli imprenditori mai. E per scoprire come mai gli Spatola e gli Inzirillo si fossero potuti aggiudicare quegli appalti, io ho dovuto chiedere al presidente Mattarella di promuovere un'indagine amministrativa, perché quando io, che ero deputato regionale, ho chiamato il direttore generale dei lavori pubblici, gli ho detto, ingegnere, avrei bisogno di una copia dei documenti in base ai quali Spatola e Inzirillo si sono aggiudicati gli appalti. Sai cosa mi ha risposto quello, che mi sono sentita veramente un pezzettino di niente? Ma è tuo onorevole, non posso darglieli. E perché non me li può dare? Eravamo nel 1979, non nel 1990, capito? Perché sono atti coperti da segreto d'ufficio, interna corporis, ancora me lo ricordo, interna corporis. E io ho detto, ah, interna corporis sono, malato è questo corpo all'interno. Allora me ne vado da Mattarella, anzi vi dico tutta la verità, perché la storia è proprio questa, così come ve la racconto. Noi ci volevamo molto bene, lavoravamo come i pazzi, tutti quelli che eravamo per bene lavoravamo come i pazzi, destra, sinistra, tutte le persone per bene, perché là c'era la guerra in atto. Io dico, presidente, guarda che ti devo parlare di una cosa delicatissima, perché erano venuti i consiglieri comunali di Palermo a
darmi l'input, no? E io poi ero arrivata a quel punto. Dice, senti Adriana, se è una cosa delicata come mi stai facendo capire, devi arrivare nel mio studio prima delle 7:30. E tu mi trovi là, dove poi l'ho trovato pure morto, tu mi trovi là, noi ci diciamo quelle cose prima che arrivino i commessi, perché purtroppo, come sai tu, anche i muri qua hanno le orecchie. Allora io sono andata e gli ho detto, guarda qua sta succedendo questo, che per la prima volta nella storia di questa terra benedetta la mafia si fa imprenditrice, non è solo che corrompe gli imprenditori, direttamente ricicla i soldi della droga, li ricicla negli appalti pubblici, quindi il mercato libero degli appalti, imprenditori che possono, normali che possono fare gli imprenditori, non ce n'è più, noi questa terra l'abbiamo finita di bruciare, io ero pazzo di io le carte non posso averle, io posso fare una cosa sola, io ti scrivo una bella mozione e ti chiedo un'indagine amministrativa, perché gli interna corporis li può sapere solo chi sta nel corpo, capito? È come l'endoscopia, no? Facciamo l'endoscopia, vediamo cosa esce fuori dall'endoscopia. Poi lui mi dice, fammi la mozione. Fratello, per approvarla avevamo noi il metodo K. Metodo K era che la mettevamo all'ordine del giorno e nel momento in cui non c'era la maggioranza dei suoi, io mi portavo la maggioranza dei miei, riuscivamo a farla passare in aula, perché noi la maggioranza per fare in quegli anni quella mozione non l'avremmo avuta mai. Così facciamo, eravamo bravissimi con Mattarella, quando dovevamo fare questa operazione eravamo collaudati, proprio quella sana perfidia che mi... Ah, se non ci vuole, non ci vuole, un po' di sana perfidia. Approviamo questa mozione, lui si impegna a riferire in aula, quindi a rendere pubblici i risultati di quell'inchiesta amministrativa, nomina un funzionario bravissimo, di quelli sai che non parlano con nessuno, cioè che non si fanno convincere da nessuno, e accade questo che vi sto raccontando. Il 27 dicembre del 79, questo funzionario si reca dal presidente della regione con 6 faldoni, all'epoca si faceva tutto a mano, e gli dice, presidente, questi sono gli esiti degli indagini, l'ho conclusa, è come dice lei, è come si dice nella mozione. Qui si capisce tutto. E poi poveretto dice, presidente, stavolta mi ammazzo. E Mattarella gli dice, no, questa volta uccidono il presidente. Era il 27 di gennaio, di dicembre, e il 7 gennaio era morto, non solo per questo, naturalmente, ma anche per questo. Perché questa cosa attuava un disvelamento e io non dimenticherò mai, ragazzi, il fatto che noi non abbiamo potuto discutere l'esito di questa mozione con Mattarella vivo. Il Presidente della Repubblica è il fratello di Piersanti. Mattarella non avrebbe mai fatto politica, io lo conosco, siamo molto amici. Lui è stato molto amico a me, avendo saputo del rapporto che mi legava a suo fratello, quando suo fratello è morto proprio mi ha cercato, anche perché l'ultimo libro della vita di Mattarella glielo ho regalato io, Siddhartha, perché erano tempi brutti, cioè tra leggi di questo che non può medicina per l'anima, e poi l'hanno ammazzato, l'ha detto. E l'hanno trovato proprio nel cassetto della sua segretaria. Quella ha fatto politica perché non ne voleva fare mai, gli diceva a suo fratello io non la farei mai. Poi quando l'hanno ammazzato così ha detto, forse c'è una parte che devo fare anch'io, forse c'è una parte che devo fare per non lasciare questa morte inutile. Quindi vedete che la strada della trasparenza è una strada molto faticosa, perché noi ci impieghiamo dal 79, quando ammazzano Mattarella, fino al 91 per fare una legge nazionale che sancisca per la prima volta l'obbligo di pubblicità e un pezzetto di trasparenza, perché voi l'abbiate chiaro. Con la legge 241 la quantità di trasparenza che si immette nel nostro ordinamento giuridico, nelle nostre amministrazioni, è ridicola.
Io ora a guardarlo a ritroso, in quel momento, siccome è stata una conquista bestiale, no? Siamo stati tutti felici, tutti i giornali, la casa di vetro, finalmente l'amministrazione diventa casa di vetro, i cittadini entrano a casa loro. Non era così. Allora, prima di raccontarvi le tappe che ci hanno portato nel 2016 finalmente a completare questa legislazione, 25 anni, cioè una cosa dei pazzi o no? Vi racconto perché, cioè, perché voi avete il diritto di chiedermi, anzi se non me lo chiedete mi arrabbio moltissimo. Scusi, ma perché questa trasparenza è così difficile? Ed è stata così difficile e tormentosa. E se non avessimo avuto tanti morti, non avessimo avuto Tangentopoli, perché quelli sono gli anni dei delitti mafiosi in Sicilia e di Tangentopoli, dell'esplosione di Tangentopoli nel resto d'Italia. Se non avessimo avuto Tangentopoli, quei morti, non avessimo avuto l'Europa di dietro che ci faceva le sanzioni perché non avevamo una legge, cioè non ci saremmo arrivati. Perché no? Seguitemi in questo ragionamento che è semplicissimo. Dicevano gli antichi, e c'era la nonna del mio ex marito che lo diceva sempre, che era una vecchiettina che capiva tutto, però fu di quelli intelligentissimi, diceva sempre: ascoltami, era piccola come me, sapere e potere, non te lo dimenticare mai, sapere e potere. Il primo potere deriva, e il più grande potere per ciascuno di noi deriva dalla conoscenza. Perché non si poteva fare e non si doveva fare una legge piena sulla trasparenza che attuasse il dettato costituzionale? Perché il potere che si era via via costruito dentro la politica e dentro l'amministrazione era un potere fondato sul segreto. Io solo so, e quindi io solo posso. E tu devi stare a quello che ti dico io. Mi seguite su questa cosa? Io ti presento una domanda per costruire una casa. Prima della 241 tu non avevi il dovere di darmi una risposta di sì e di no. Prima della 241 non c'era un termine entro il quale, ammesso che avessi il dovere di rispondermi, mi dovevi rispondere. Io solo avevo il potere di dire quel sì e quel no, e te lo dicevo quando volevo e come volevo. Capite che dentro il segreto il potere del cittadino è nullo, e nell'amministrazione, nella politica si configura un potere esagerato. Quando c'è troppo potere concentrato è di per sé opaco, incontrollabile. Il potere, per essere legittimo nel suo esercizio, quindi controllato e controllabile, la trasparenza è dell'amministrazione rendere l'esercizio del potere pubblico controllato e controllabile da parte dei cittadini. Questa operazione di trasparenza redistribuisce il potere tra politica, amministrazione e cittadini. Ce l'avete chiaro questo concetto? Quel cittadino che ha diritto a sapere che cosa fa quell'amministrazione ce l'ha di più di libertà e dignità, perché è in condizione di interloquire intelligentemente e consapevolmente con chi ha il potere di provvedere e di dirgli: senti bello Gioia, ma perché non me lo stai dando? E perché ne hai detto di no? Trasparenza è conferimento di diritti e poteri ai cittadini ed è riduzione di potere arbitrario
nella sfera della politica e nella sfera dell'amministrazione. Quindi è un principio che supporta la democraticità del sistema. Potere statuale, potere amministrativo e potere di cittadinanza. Uno studente che impara insieme ai suoi compagni a fare il sindaco impara ad esercitare diritti di cittadinanza, perché come ha detto lui, ti posso chiedere come ti chiami? Bruno. Perché come ha detto Bruno, l'esercizio del diritto di voto è uno dei diritti di cittadinanza politica fondamentali. Quelli si stanno addestrando ad esercitare diritti di cittadinanza politica, prima di tutto. Poi stanno provando a mettere un occhio per cominciare a capire anche che cos'è amministrare ogni giorno, che significa comprare i toner, che significa garantire la manutenzione delle aule, che significa far sì che la qualità dell'insegnamento e dei processi di apprendimento, no? Si elevi. Politica e amministrazione, loro si stanno addestrando, stanno imparando all'esercizio attivo di quei diritti e di quelle libertà che la Costituzione ci promette. Allora, fino a quando non c'era l'obbligo di trasparenza, noi avevamo soltanto diritti di cittadinanza politica. Potevamo andare a votare. La trasparenza struttura e fonda e costituisce, Costituzione, dentro di noi diritti di cittadinanza amministrativa. Noi siamo titolari di diritti di cittadinanza amministrativa, abbiamo diritto a fare la nostra parte nell'amministrazione. Partecipare all'azione amministrativa significa che forse c'è una parte dell'azione amministrativa che possiamo svolgere noi e che noi vogliamo svolgere. Noi facciamo la nostra parte. Noi non vogliamo più un'amministrazione unilaterale, segreta, autoritaria. Abbiamo lottato e abbiamo ottenuto un'amministrazione trasparente, partecipata, condivisa, oggi si dice per fortuna financo coamministrata. Ci dobbiamo attrezzare, ragazzi. Dobbiamo conoscere quali sono questi nostri diritti di cittadinanza attiva ed esercitarli. Dicevo ieri ai vostri colleghi, perché di questo sono fortemente convinta, che dobbiamo arrivare a ragionare, a sentire dentro di noi che l'amministrazione è bene comune. Non è bene comune solo la terra, l'aria che respiriamo, il suolo che calpestiamo. Anche l'amministrazione è bene comune. Prendiamocene cura, ci prendiamo cura dell'ambiente, stiamo imparando a prenderci cura delle aiuole, no? Del non buttare la plastica. Prendiamoci cura dell'amministrazione, l'amministrazione ha molto bisogno delle nostre cure. Per fortuna ha un obbligo di trasparenza, questo ci mette nelle condizioni, se lo vogliamo, di prenderci cura. Lo facciamo anche perché ci conviene, perché esercitare i nostri diritti di cittadinanza attiva, amministrativa, significa essere persone più forti. Se sono attivo sono più forte di chi è passato, questo è sicuro come la morte.
lo facciamo perché ci conviene, lo facciamo perché è buono farlo, serve a noi, serve agli altri. Che bellezza quando si trova una cosa che serve ugualmente a sé e agli altri, capito? Ci guadagniamo tutti. E io vi dico, sentite questa parola guadagno che mi è uscita dalla bocca, ci guadagniamo tutti. Significa che se noi questa nostra parte, utilizzando la trasparenza, nell'azione dell'amministrazione non la facciamo, l'amministrazione è più povera e noi ci sottraiamo a una possibilità che abbiamo, che è di produrre ricchezza sociale, che ritorna. Noi possiamo produrre con i nostri gesti, quindi rilasciare nella nostra scuola, nel nostro quartiere, nel nostro territorio, noi possiamo produrre capitale sociale, ricchezza sociale. Un territorio che ha molti cittadini attivi, state sicuri come la morte, anche questo è garantito al limone, ha buone amministrazioni. Un territorio che ha cittadini passivi è condannata, come la mia terra, ad avere brutte amministrazioni.